Buon pomeriggio cari videospettatori e ben trovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando in differita questo video su YouTube e invito loro come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché invece qui su Twitch siamo sempre in diretta, praticamente tutti i giorni ragazzi potete trovarci sempre qui, quindi venite anche voi che più siamo, meglio è. E oggi continuiamo col settimo episodio di Zelda, vediamo se arriviamo alla fine, forse. Ci arriveremo un giorno alla fine. Continuiamo. C'è la nuova volante, ciao Black, ciao Pimpi. Come state? Fai gargarismi col peperoncino di Soverato. Ci proverò dopo. Ah, possiamo parlare con i gattini ora, però pensandoci. Grandissimi. Vorrei donarle qualcosa di delizioso. Sono una dama del deserto. Ho incontrato la mia padrona qui, alle acque di Yabu. Al termine delle peregrinazioni, ok. Quindi cosa vuoi? Ciao Tris, buon pomeriggio. Ah, non lo so, non ho guardato l'orario, cioè l'ora di gioco. E poi vedi, perdiamo comunque tempo. Vorrei poterle regalare qualcosa di delizioso, ossia frullato. Riscaldo da un bel misto di sapori, insomma è davvero speciale. No, vabbè, già. Ci ho dato 3 indizi. Ma dov'è qua quello che fa i frullati? Lontanissimo, dai. Scherzavamo. Vediamo solo questo cosa vende. Buongiorno. Pozione rossa. Pozione rossa. Pozione viola. Vabbè, niente, ciao. È un piacere. Ci rimettiamo i nostri vestiti. Che è meglio. Aumentiamo la velocità di nuoto, perché tanto dobbiamo farci a nuoto. Ah no, non dobbiamo farci a nuoto. Ah, vedi, questo parla della nave scintillante. Ma che fai? Non andiamo sulla nave scintillante. Come si parla col tizio là sopra? No, dice la sua nave scintillante. Però sulla mappa abbiamo sta nave qua giù. Vabbè, ci arriviamo da lì, dai. Rimaniamo vestiti da gatti perché tanto ci interessa poco. Adesso c'è questo casino, secondo me posso salire qua sopra. Ormai. No. Diamo l'erba. Non ho visto quante ragazze, Tris, T-Red, Pimbi, Annalisa e basta. Dopo questa, Black, potrebbero scomunicare. Ma non c'è nulla.
Ma qua che cosa c'è? C'è un nemico strambo. Che fai? Non lo vai a vedere. Al minimo lo andiamo a vedere. C'è un baule. Giorno! Ci colpisce. Sì, ma se questo non attacca la vedo dura. Ma se non faccio così? Giorno! Dov'è l'altro? Dove scappi? Amico! Te l'ho ucciso con un colpo? Proprio bolle segreto con l'arma di fine gioco. Un cavalluccio marino. Ho distrutto tutti, mari e monti. Da un cavalluccio marino. Allora, andiamo sulla mappa dove siamo. Ehi, siamo già arrivati praticamente. Però testa zona l'abbiamo vista, quindi. Vabbè, andiamo prima di là, dai, andiamoci vicino. Giorno. Questo è funghi blu? Quando lo colpisci? Domani? Ah, ce l'ho fatta. Giungla di Firone. Un bel po' di calo di frame rate. Solo per la scritta, praticamente. Ok, dobbiamo andare da questo lato. Questo è un coso gigante. Non lo ucciderà mai. E invece rana sgocciolina. Sgocciolina amorosa. Du du da da da. Era così. Tuo nome sarà il nome di ogni città. Come missione è Tris? Com'è che missione è? Cioè, praticamente se non glielo butto addosso non fa niente? Ah, non fa proprio niente. No, ma è... bravi. Questo è un altro Pokémon. Ah, ma questo non li colpisce? Ah no, non gli faccio niente. Perché?
che non gli faccio niente a sti cosi, però li miro. Cioè, per le domande? Lanci funghi azzurri, sì. Quindi, ma basta, non entra in chat, come mai? Ah, Pimpi e basta, ok. Perché basta? Dov'è lo squarcio? Dov'è lo squarcio? Dov'è lo squarcio? Devi squarcio. E qua rallentiamo. Buongiorno. No, no. La rana no, la rana no. È brutta persona la rana. Possiamo entrare? Sì, ma noi che siamo vestiti da gatti, mica siamo tanto... La sfondiamo? Tanto non ti facciamo entrare al club dolciotto. Sei solo invidioso, hanno volante. Loro hanno la cresta e tu no. Testa di iscrizione. Non si può. Dobbiamo trovare la testa di iscrizione. Questo club. Buongiorno. Oh no. Non posso mai colpire allora? Io sto girando, ma dove dobbiamo andare con questa testa di iscrizione? Dobbiamo andare al villaggio sicuramente. E qua sicuramente mi fa andare chissà dove. C'è un qualcosa là sopra, al timbro. E vai! Boots blob. Sembra. Questo si è aperto il negozio. Ok. Ah no, spazio libero. Troppi forti, troppi forti. Quello che stava in acqua, quello elettrico.
C'è un baule là sopra. Effettivamente suona un po' male il citrolio che hai appreso 3 minuti fa. Ok, questi mangiano tutta sta roba, quindi stanno mangiando delle ragnatele buonissime. Chissà che melassa si trovano in bocca. Melassa. Zed, tu non vorrai assaggiare, spero. Mi domanda dove la trovo sta adesso la descrizione? Allora, che è un tipo di nome Blossu e in possesso di un'adressa di iscrizione. Mi sono scordato dove abita, però. Forse in qualche angolo della giungla di Firone? Siamo al terzo trimbro. Madonna. Sono proprio super mega galattici. Piranha preso.
Provo ad andare da quest'altro qua giù, dove succede. Oh, questo volante sembra interessante. È una farfalla tipo, eh. Interessante il tiro. Se lo colpisco. Vabbè, io posso fare questo. Mi tengo fermo. Dobbiamo fare qua. Oppure quello verde. Va bene. No, non si alza. Ok, questo è Blossu. Ok. Sono sempre invidioso nel volante. Dai, lo dobbiamo aiutare a questo. Certamente, certamente. Ok, 5 punti diversi dobbiamo sbloccare, dai. Ma perché non riesco a prendere questa cosa? Vabbè. Piaciuto? Allora, come andiamo dall'altro lato? Saltando. Guarda che genio, guarda. Attaccato di là, così è attaccato pure la cosa. Mamma mia. Che classe, ragazzi. Che classe. Che classe. Thank you.
manca morto, eh. Ah, abbiamo la pianta livello 2, la corsa. Ok, scendiamo qua. Quanto siamo? 2. Ah, non gli faccio niente perché è di acqua. Allora, mi serve il ragnetto. Non ce la farà? No, mi piace proprio saltare qua, giusto? Allora, ci serve qualcuno che... Ma le bombe ce l'abbiamo, vero? No, ce l'abbiamo solo come Link, però. Ok, sono di qua sopra del mento. Perfetto. Meno che non metto la bomba qua. Funziona anche se la butto dall'altro lato. No? Ho mangiato! Mi ha pure sputato! Ok, ce ne mancano 2. No, vedi. Dove sta il ventilatore?
Come faccio a far prendere fuoco questa cosa? Prima la bomba. Credo una ragazza gentile. Non posso né confermare né negare la notizia. Ah, mica è una notizia questa, scusami. È una cosa normale che si abbia una credenza di quel tipo, eh. Quando andiamo indietro, ce ne manca un'altra. Dove starà? Credenza nel senso di costi una certa età, esatto. Visto tutto, che manca? Questo modo, liberando sta zona, ci dovrebbe dare la tessera per entrare dall'altro lato. Per regola. Per regola. Mm-hmm.
No, vabbè, ci arrestano perché abbiamo liberato la zona. Ecco perché c'è la prigione dall'altro lato. Ok. Chi ci ha dato? Perché ci hanno dato lo stecco? Per metterci lo zucchero filato. Una chiave là a terra. Poteri non ce li ho. Vabbè, questi sono guardie allenate da Topolino. Topolino è forte, eh. Non sembra, ma è forte. Non la posso prendere. Infatti non posso vedere nulla. Okay. Che senso c'ha tutto questo? Non l'ho capito. Cioè, perché mi ho messo sta roba senza niente? Devi togliere le piante e passare. No, no, non ho visto il passaggio, ma il problema è perché. Cioè, perché mi ha messo tutta sta zona qui? Inutilmente. Pensavo ci fosse qualcosa. Ok.
Allora, qua possiamo fare sta cosa. Quindi facciamo. È troppo facile. Arriva qua sopra. Ah, ci è arrivato. Qua serve il letto. Ma ora lo porto fuori sto letto. Ah, ecco, io l'avevo visto il tavolino. Quello da sopra. Il bastone per fare tipo le salto con l'asta.
piedi. Ah, ok, ce l'ho ridato. Ma ce l'ho ridato così, facilmente. Scegli lo zucchero, infatti. Se ne va, dai, tranquillo. Va bene. Così fa un po' schifo. Dagli una bella pulita appena puoi, per piacere. Ah sì, ma non serviva manco la botta in testa. È proprio tranquillamente. Come attacco questo? Va bene. In caso che non posso uscire dall'apertura che porta all'esterno. Guardalo, come è già tutta un'altra storia. L'aria. Thank you.
Lo squaletto dove sta? Perché non lo vedo? Facciamo qua. Di là non lo posso fare, però sto ragionamento. Vabbè. Ah, questo è quello che ci ha salvato. Dai, ciao, dai, a destra. Cioè, quello che abbiamo salvato. Invece c'è sta un nodito per farlo aprire. Questi sono contenti perché ci sta la ragnatela, visto che le mangiano. Lasciami mangiare in pace. No, Black, non lo potevo fare perché praticamente sotto di me io non posso costruire se non c'è spazio. Dato che il cubo tocca a terra, io il cubo sotto a quello che tocca a terra, come lo faccio? Cioè, almeno così mi sembra. No, magari mi sono perso qualche passaggio. Qualcuno ci aiuti. No, non vi aiuto. Yeah.
Ah, sì, una soluzione ci sarà sicuramente, ma non ne ho idea. Non mi viene. Ci ho perso pure abbastanza tempo. Li salviamo noi, sì. Cosa ti sta più a cuore, lo zucchero filato o la sorte dei tuoi amici? Lo zucchero filato, mi sembra il minimo. Tutto sto zucchero avranno tutti il diabete, vabbè, magari so piante. Gli fa bene. Che male poi tra l'altro. Perché non recuperiamo energia qua dentro? Che brutta cosa. Facciamo anche a salire qua. Riposa. Ah, devo mettermi la tenuta della notte. Dai, che ce la puoi fare. Basta. Che potenza. Thank you.
Là, 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 colpisce a questo. Perché non si illumina più adesso? La corrente? Ok. Allora, dove stanno? Meno male che c'ho sto verme. Ok. Dove sono? È appassito tutto. Poi ci sarà la porta con la chiave gigante che non posso aprire. E come faccio ad andare dall'altro lato? Vabbè, vediamo se riusciamo a aprire questa porta. Fuori magari. Un salto. Thank you.
No, ma perché? Vabbè, ho capito. Dai, ce la puoi fare, stai sempre lì. Pensavo di farcela. Vabbè. Dai, scendi. Cosa tristissimo per il mal di gola? Ah, questo non è il mio. Hai peperoncini? Come si fa ad abbassare? Ad alzare, ok, ma abbassare? Vabbè, lo alzo e vado sopra allora. Ah, ok, siamo dentro. Ok, qua ci serve una chiave. La chiusa. Andiamo qua. Aia. Attacchi? Si è semplicemente spento? Siamo. Thank you.
Una chiave. Buongiorno. Questo è il mio. Non ti sta. Allora mi serve un po' di energia, che è meglio. No, scappa di nuovo. Bene, dove è andato? Dobbiamo tornare indietro praticamente. Ma è chiuso. Non lo tirà mai. Non gli fa manco niente. Ah, lo posso fare anche io questi. Ottimo. Vuol dire che ora li posso usare qua, tipo. All'ultimo ora.
Ah, ora che abbiamo la mappa, tutto più facile sarà. Ok. E quindi che cosa è rimasto, ragazzi? Da dove veniamo, giusto? Quest'altra volta cosa c'è? C'è il coso che abbiamo visto prima. Sì, ci siamo entrati dentro. Qua sopra non c'è nulla. Dobbiamo andare, ragazzi, secondo voi? Non ci dice niente nessuno. Qua non si è aperto nessuno. Abbiamo sconfitto il tizio. Non si è aperto nulla. Se n'è andato. Non è che è morto. Infatti non fa manco lui il buco. Qua abbiamo aperto, là abbiamo aperto. Qua non riusciamo a passare a destra perché c'è la corrente. Thank you.
Ma vero? Eh no, non posso fare comunque nulla. Sto pensando io me lo prendo da sotto e lo sposto. Ok, ma comunque siamo sempre lì. Non credo che blocco la cosa. Oh, guarda. Questo? No, non me lo mira, quindi presumo di no. Però c'è tutto un mondo qua sotto. Come cavolo si può fare? Squalo non... Ma no, questa? Ma... No. Stessa cosa. Andiamo sulla mappa se capisco qualcosa, ma... Ok, potremmo andare qua giù, ma qua c'è una scala. Questo non l'abbiamo mai presa? No, qua non siamo mai andati. Ah, qua non eravamo andati. Là c'è una chiave, c'è una porta con la chiave.
No, provo ad andare da quest'altro lato allora. Dovrebbe essere un'altra porta più a destra. Eccola qua. No, ma qua siamo usciti dove stavamo? Ok. Essere un baule da qualche parte. Ottimo. Questa era quella zona che non si apriva. Una chiave. Una chiave. Allora, qua giù in fondo c'è una chiave. E trasportati. Bene, serviva. Ma qua perché? Ah. Quindi qua pure continuava. Contemporaneo.
Diamo fuga, scappiamo. Almeno questo ha fatto qualcosa. Queste forse si attivano, uccidono tutti questi mostri. Scendiamo. Ah, ok, sono dall'altro lato della corrente adesso. Mio.
Dove sta il tavolino? Manco. Va bene. Perché non c'è il...
No. Chiave. Ah, c'è proprio bisogno della chiave gigante qua. Ok. Ok, dobbiamo andare. C'era un'altra parte che c'era bisogno di una chiave. Dov'è? Qua. Come ci arrivo qua io? L'unico modo è qua, dove c'è l'acqua. Là sotto ci dovrebbe essere la scala che ci porta su. Ce l'avamo già andati. Ah, però non ci mancava la chiave. Ok, riaffrontiamolo. Ah, mosso di più. Ok. Oh.
Ok, ho capito allora. Buttiamoci questo, se no qua. E mi mangia. Vabbè. Elettricità non gli fa niente. Non lo colpiscono? Il pipistrello di fuoco è sempre rotto. Piaciuta questo, eh? Il bello è che ci dà una chiave questo, sarà. E basta. Ah, noi avevamo una porta grande da qualche parte, vero, da aprire? Ma non la vedo, era vicino a un teletrasporto. Eccolo. Vai.
È che il letto cambia velocemente, cioè il letto da principessa mi ha fatto caricare velocemente. Buongiorno. Salve. Homma. Allora. Non con lui. Non so dove gli fa qualcosa. Ah, ok, ho visto. Allora. Ma uno solo ne posso creare di questo. Non si attiva. Come cavolo devo fare? Ecco questo da fare. Ecco uno. Due. Dai, brutta persona. Ecco. Cazzo. Io ce l'ho al muro. Oh, non riesco a colpirlo, ma sul serio. Dai. Morto? Dai. Ci darà la dea pure?
Ecco. No, giustamente mancava l'albero. L'albero. Giustamente. Quello che dà la spada a Link. Ok, ragazzi. Ci fermiamo qui, oggi finivo prima, non riesco ad andare oltre e vediamo in questi giorni. Vi faccio sapere se domani o dopodomani riusciamo a fare qualche diretta, ma è difficile, vi avverto già. Sì, sabato e domenica, intendo. No, non sta bene. Per questo è probabile che faccia diretta. Se è così, non lo dirà a me. Diciamo stava che è meglio. Come dice lei, sì, ma non lo so. È stata... Vediamo. Ok, abbiamo liberato questo tipo. E noi ci serve l'albero comunque, il tuo blocco. Non li capisco proprio questi cespugli. Che succede? Nulla. Ok, dobbiamo andare al padre prima. Ho atteso a lungo questo momento. Colpo di scena. Ci rapisce. Che è successo? Ci ha sputato via. Oh cazzo! C'ha pure il bastone. Ora che ho ottenuto i lasci di tutte e tre le dee, potrò raggiungere il potere supremo. Una replica sarà più che sufficiente per farlo. Zelda, Zelda! Era tutto un casino.
Bla bla bla. Il bosco arcaico. Sì, ha pianificato tutto giusto per rubarci potere nel momento giusto. Vabbè, era ovvio. Ok ragazzi, terminiamo qua la diretta, salviamo, sì, come dicevo prima vi faccio sapere per domani o dopodomani se riesco a fare qualche diretta, altrimenti mal che vada lunedì. Per chi sta guardando questo video su YouTube ragazzi vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché invece qui su Twitch siamo sempre in diretta, praticamente tutti i giorni dalle ore 17 potete trovarci sempre qui, quindi venite anche voi, che più siamo meglio è, meglio è, meglio è. Per voi in chat invece vi ringrazio assolutamente la compagnia, vi do appuntamento alla prossima, non so, e vi auguro una buona serata ragazzi. Ciao, 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 ciao.